Contro la crisi la forza a fare squadra è un esempio in Toscana con tre realtà del tutto diverse fra loro che messe assieme vanno avanti. Maria Leitner. C'è un'Italia fatta di piccole aziende, professionisti poco noti che hanno sempre voglia di rimettersi in gioco. Un'Italia quasi sconosciuta perché di solito a fare presa sono solo le cattive notizie. Ma nelle periferie delle grandi città la spina dorsale della nazione fa affiorare un paese combattivo, anche se la crisi richiede sforzi maggiori. Siamo un'azienda che impiega circa 130 dipendenti diretti e un indotto di circa 300 dipendenti. Però più che un'industria siamo ancora molto un'azienda, una grande azienda artigianale. Noi il 98% esportiamo all'estero e quindi è dura la lotta con i mercati cinesi perché copiano sempre i nostri prodotti e quindi l'unica arma che abbiamo e che comunque stiamo sempre praticando è l'innovazione. Il signor Thomas lavora nell'azienda che la famiglia ha da tre generazioni. La loro forza è un innovativo meccanismo che permette di accorciare e allungare a piacimento un tavolo da salotto con comando a distanza. I meccanismi li facciamo tutti internamente, abbiamo un nostro ufficio tecnico e sviluppiamo noi i nostri meccanismi. L'arte dell'oro a Firenze è una cultura antica, mantenerla può essere una chiave vincente. Nel mio lavoro, nei miei pezzi, cerco di fare la differenza di quelli che fanno le grandi produzioni. Sì. Cerco di fare un oggetto che sembra che abbia un'anima, sembra che abbia sia fatto apposta per chi me lo richiede, per chi lo deve indossare. Rimandare di generazione in generazione i segreti delle produzioni esclusive è anche l'arma che ha di fatto tutelato chi fa pasticceria speciale, come il pan briacone. L'innovazione che abbiamo messo in atto è quella di aver sfruttato un segreto molto antico, che è quella di conservare un alimento usando la forza dell'alcol. E quindi senza aggiungere conservanti abbiamo un prodotto naturalissimo che si conserva per 12 mesi. Qui in Toscana un gruppo di aziende di diversi settori come l'artigianato e la tecnologia hanno deciso di fare squadra e di essere riconoscibili con un unico codice per creare un modello produttivo completamente locale. Tutti i prodotti contraffatti o taroccati, come si dice comunemente, che provengono dall'Oriente rappresentano un killer occulto che può danneggiare seriamente tutto il territorio, a discapito anche di coloro che operano tuttora correttamente. Un modo per tutelare l'eccellenza, garantire lavoro e qualità.